Come stai? Hai bisogno del mio aiuto addormentarti questa notte, vero? Certo, ti capisco. Mi è venuta un'idea. Oggi ti faccio addormentare in una modalità cioè, solitamente ci si strucca prima di andare a dormire, ma io del make-up siano veramente tanto, tanto rilassanti. Quindi. Iniziamo subito. Allora, innanzitutto qua nel mio stuccino ho dico credo perché anche se magari mi faccio qualche trucco così, non sono una vera appassionata di make-up, quindi potrei anche sbagliare. Comunque è troppo troppo carino perché è un ventagliino super sottile, piccolino. Vedi la differenza? Anche questo mi piace tanto. Vedi un ventaglio però molto molto più grande e cicciottoso. Poi ho questo, quello per pettinare le sopracciglia, brush. Un altro per pettinare. Questi sono alcuni pennelli. Poi ho anche quello per applicare l'ombretto. Ebbene, io ti farò un trucco leggero perché se mi segui, se mi conosci bene, saprai che io comunque la base praticamente penso che addirittura non possiedo alcun fondotinta in casa, proprio zero. E qui probabilmente si metteranno le mani nei capelli, perché sì, lo so, non ho neanche un fondotinta in casa. Però quello non può mai mancare. Ho queste due colorazioni, la 01 Light e la 02 che è un pochino più scuretta. E in questo periodo che mi sono un pochino abbronzata, anche perché io essendo armocromaticamente nella stagione inverno, e in questo periodo sto facendo un mix tra quello più chiaro e questo un po' più scuretto. Farò così anche su di te. Quindi metto un po' della 02
ti posso applicare? Giulietta, che è un rosa molto rosa confetto, tra rosa confetto e rosa Barbie. Romeo, che è un bronzo molto più intenso di questo. Mea culpa, un marrone. Fantasize, che è un bel blu, blu sì, che adesso usando le è un verde scuro glitterato. Play Hard, praticamente sono dei brillantini tra il bianco mischiato al verde, è molto bello. I Promise, un rosa glitterato. Hypersensual, un dorato un po' pallido rispetto a questo. Creation Crown, che è un dorato bello intenso. Poi c'è Ghibli, un marroncino leggero, e io quando penso all'estate, ma anche alla primavera, adesso ho questo dito sporco. Vediamo, cerco di pulirmelo qua. Ma vabbè, lo farò alla fine del video. Dicevo che quando penso all'estate, ma anche alla primavera, mi piace usare makeup belli colorati, o belli colorati o proprio zero makeup, o comunque inteso come leggero come il mio, almeno sugli occhi. E quindi voglio usare qualcosa di colorato, non ti voglio fare un trucco nude, insomma. Un mix, un abbinamento di colori che mi piace veramente tanto è proprio quello di abbinare Addiction, questo verde bottiglia, a Creation Crown. Trovo che questi due colori insieme siano una bomba. E come colore di transizione userò Ghibli, mentre nell'angolo interno quindi iniziamo con Addiction. Addiction te lo voglio andare a mettere qua nell'angolo esterno, ok? E anche un po' nella piega della palpebra per dare più intensità allo sguardo. Con il dito, quindi andiamo a risporcarci le mani, prelevo Creation Crown e te lo vado ad applicare proprio al centro della palpebra. Sì, sto guardando se avevo questo dito sporco, se no mi ritrovavo tutta strana. Allora, Creation Crown, quindi proprio al centro. È proprio un bellissimo.
poi vado a sfumare tutto. Anzi, vado a sfumare adesso. Adesso con quest'altro dito prendo Iber Sensual e te lo metto qui nell'angolo interno, il mio stomaco, e nell'altro ne basta poco poco e è una bellissima luce, uno sguardo bello luminoso. E con questo abbiamo fatto. Vado a metterti tanto tanto mascara. Quale scegli? Decido io per te oggi. Allora, questo negli anni l'abbiamo usato spesso nei miei video, questo un po' meno, e poi mi piace perché guarda in alto, zig zag, zig zag, up, 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 zig zag, zig zag, up, up, up. Un po' qui sotto, sotto, perfetto. Questo è mai adesso abbiamo detto che la base praticamente non la facciamo, ma ti voglio assolutamente mettere un po' di illuminante. Questo è di più chiara sull'argento e l'altra più bronzo, più bronzo. Io direi di usare proprio questa anche perché con la bronzatura ci sta meglio. Quindi la metto qui, qua, nella fronte e nell'arco di Cupido. Va bene? Nel nasino e nell'arco di Cupido. Perfetto. Ti sta molto 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 bene. Oh oh oh, mi sono dimenticata il blush di là, ma anche se lo andassi a prendere sarebbe un problema perché mi è caduto l'altro giorno e si è ridotto in mille pezzettini, quindi farei un caos. E allora facciamo una cosa originale, ti faccio dei piccoli pizzicotti nelle guancette, delicati delicati, per darti
qua ora è un bellissimo colorito super naturale. Perfetto. Adesso andiamo in questo astuccino, cosa c'è che non mi ricordo mai. Perché voglio cercare il rossetto o la tinta labbra ideale. Allora, prima di tutto, dato che ho trovato questo della Essence, io un periodo lo usavo spesso, però poi riguardandomi dei video mi sono resa conto che lasciarle così naturali senza aggiungere tinta mi piace di più, perché in effetti era troppo troppo marcato e avevo lo sguardo più duro e non mi piaceva alla fine, anche se quando lo facevo in quel periodo mi vedevo benissimo, vai a capire. Dunque, questa tinta labbra è Invictus, che non ci sta per niente con il make-up che ti ho fatto oggi, quindi la scartiamo. Questa Asylum. Anche questa potrebbe anche starci, ma no, io ci vedrei qualcosa di più nude. Ci vedrei molto bene MILF. Vediamo se la troviamo. Questa è Guy, un altro blu. Poi abbiamo. No, questo è troppo chiaro. Questo rosso ciliegia ci potrebbe anche stare, però siccome c'è quel verde bottiglia che è già molto intenso, io solitamente se gli occhi sono più intensi la bocca deve esserlo di meno. Questo è MILF. Direi che, fa vedere, ci siamo. Il nostro trucco è terminato. Ti faccio un po'. Vediamo presto.